Amici e amiche di TV City, bentrovati ad una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata torniamo a parlare delle qualificazioni al campionato europeo che si svolgerà in Germania nel 2024. 53 delle 55 federazioni europee partecipano alle qualificazioni. Le due che mancano sono una, la Germania, padrona di casa, quindi qualificata d'ufficio, l'altra è la Russia, che è una federazione esclusa da tutte le competizioni sportive. Il regolamento, vi ricordo, è molto semplice: 10 gironi da 5 o 6 squadre. Le prime due di ogni gruppo accedono direttamente alla fase finale per un totale di 20 squadre. Mancano poi altre 4 squadre, una ovviamente la Germania già qualificata, le altre 3 verranno fuori dagli spareggi della Nations League che si svolgeranno l'anno prossimo. A queste qualificazioni, a questa tornata di qualificazioni, non hanno partecipato le 4 squadre ammesse alle Final Four di Nations League, ma adesso andiamo a vedere più nel dettaglio. Cominciamo dal gruppo A, il gruppo che vede in testa la Scozia, che continua la sua marcia trionfale dopo i successi in Norvegia, un successo molto importante per quanto riguarda la classifica, e quello sulla Georgia, più faticato del previsto anche a causa delle condizioni climatiche avverse in Scozia. Quindi la Scozia regge in testa al punteggio pieno, al girone, 12 punti, seguita dalla Georgia e dalla Norvegia con 4 punti. Segue la Spagna a 3 punti, che come detto ha partecipato alla Nations League e quindi non ha preso parte alle qualificazioni. Chiude Cipro con 0 punti. Andiamo al gruppo B, il gruppo della Francia, che continua a dominare il girone, 12 punti dopo i successi. Primo facile su Gibilterra, tra cui un gol del milanista Giroud nel 3-0 finale, poi quello sulla Grecia molto più difficoltoso, vinto l'incontro grazie a un calcio di rigore di Mbappé. Quindi la Francia continua la sua marcia in testa, punteggio pieno 12 punti, seguita dalla Grecia con 6, Olanda a 3 punti che non ha partecipato in quanto finalista di Nations League, Irlanda a 3 punti, chiude Gibilterra con 0 punti. Andiamo al gruppo C, il gruppo dell'Italia, che come sapete anche essa ha partecipato alla Nations League e quindi non ha preso parte alle quali qualificazioni europee. Gruppo che vede in testa, a fare la parte del leone, l'Inghilterra, un gioco di parole perché l'Inghilterra è soprannominata la squadra dei tre leoni. Facile successo agevole su Malta per 4-0, ancora più facile quello sulla Macedonia addirittura per 7-0, tra cui una tripletta di Saka e una doppietta di Harry Kane. Quindi Inghilterra sempre a punteggio pieno a 12 punti, seguita dall'Ucraina con 6, Italia ferma a 3, Macedonia a 3 punti, chiude Malta con 0 punti. Andiamo al gruppo D, gruppo che vede in testa la Turchia, che ha faticato molto per battere la Lettonia 3-2 in rimonta, successo ottenuto nel finale, poi successo anche sul Galles per 2-0. La Turchia quindi comanda con 9 punti, seguita dall'Armenia, la sorpresa di questo girone con 6 punti, Croazia ferma a 4, che come diremo dopo ha partecipato alla Nations League, Galles 3 punti, chiude la Lettonia con 0 punti. Andiamo al gruppo E, gruppo che viene in testa la Repubblica Ceca, che ha battuto agevolmente prima le Faroer 3-0 e poi ha dovuto aspettare perché ha avuto un turno di riposo. La Repubblica Ceca quindi è a 7 punti, seguita dall'Albania con 6, ma c'è la grande sorpresa di questo girone, la Moldavia, che ha battuto 3-2 la Polonia in rimonta dopo le reti dei polacchi, di Milik, giocatore della Juventus, e Lewandowski. I Moldavi hanno saputo addirittura ribaltare il risultato con un incredibile 3-2 finale. La Moldova quindi ha 5 punti, seguita proprio dalla Polonia con 3, le Faroe chiudono con un punto. Andiamo al gruppo F, gruppo dove è protagonista l'interista Lukaku, che ha segnato un gol contro l'Austria e ben 2 contro l'Estonia, regalando 4 punti al Belgio, che però segue l'Austria, che è in testa con 10 punti dopo l'importante successo sulla Svezia. Il Belgio segue a 7, la Svezia è staccata con 3 punti, l'Estonia e l'Azerbaigian chiudono con un punto. Andiamo al gruppo G, il gruppo che vede in testa una coppia, l'Ungheria e la Serbia. L'Ungheria aveva pareggiato 0-0 in casa col Montenegro, poi successo sulla Lituania, mentre la Serbia non è andata oltre l'1-1 con la Bulgaria. Quindi Ungheria e Serbia con 7 punti, Montenegro 4, Bulgaria 2. Chiude la Lituania con un punto. Andiamo al gruppo H, il gruppo che vede in testa una coppia strana, se vogliamo dire così, la Finlandia e il Kazakistan. La Kazakistan forse è una delle più grandi sorprese di queste qualificazioni. Prima il successo agevole su San Marino, poi l'incredibile vittoria in trasferta in Irlanda del Nord permettono ai kazaki, territorio asiatico ma affiliato alla UEFA, di essere in testa con la Finlandia, che aveva battuto sia la Slovenia che San Marino con un netto 6-0. Seguono Danimarca e Slovenia,
Spagna con 7 punti, Irlanda del Nord a 3 e chiude San Marino con 0 punti. Andiamo al gruppo I, il gruppo che vede in testa sempre la Svizzera, che però ha sciupato una grande occasione in vantaggio 2-0 sulla Romania. I romeni poi hanno saputo pareggiare con 2 gol proprio nei minuti finali, quindi Svizzera con 10 punti seguita proprio dalla Romania con 8, Israele insegue a 7 punti, Kosovo e Bielorussia 3 punti, Bielorussia importante successo contro il Kosovo, visto che i giocatori bielorussi giocano perennemente fuori casa, l'altra volta avevano giocato in Serbia, in questo turno hanno giocato in Ungheria, non potendo ospitare partite internazionali, chiude Andorra con un punto. Andiamo al gruppo J, l'ultimo che viene in testa a fare la parte del leone, il Portogallo, che continua la sua marcia trionfale con 12 punti, addirittura senza mai subire un gol. I portoghesi hanno battuto sia la Bosnia che l'Islanda con un gol nel finale di Cristiano Ronaldo, quindi Portogallo in testa con 12 punti, segue la Slovacchia con 10, Lussemburgo a sorpresa al terzo posto con 7 punti dopo il successo incredibile in trasferta in Bosnia, Bosnia che ha 3 punti come l'Islanda, ultimo posto in Liechtenstein con 0 punti. Qui chiudiamo la rassegna dei gironi di qualificazione al campionato europeo, parliamo ora della Nations League, il torneo da pochi anni istituito dalla UEFA che permette sfide tra le nazionali di pari livello. Siamo arrivati alla Final Four giocata in Olanda tra gli stadi di Rotterdam e di Enschede, a partecipare c'erano la Spagna, l'Italia, la Croazia e l'Olanda, padrona di casa, che avevano vinto i loro gironi di Nations League. Cominciamo dalle semifinali, la prima quella tra l'Olanda e la Croazia, pirotecnico 4-2, 2-2 al 90° con i gol di Malen per l'Olanda, poi sorpasso croato con Kramaric e Pasalic, il pareggio proprio nel recupero di Langa ha portato la sfida ai supplementari, dove croati prima con Petkovic e poi con un calcio di rigore di Luka Modric si sono assicurati un posto in finale. L'altra semifinale vedeva impegnata l'Italia di Mancini contro la Spagna, il vantaggio immediato degli spagnoli con Jeremy Pino pareggiato dal rigore di Immobile, poi il gol di Joselu ha permesso alla Spagna di vincere contro l'Italia e quindi arrivare alla finale. Cominciamo poi a parlare delle finali, quella tra il terzo e quarto posto, dove c'era l'Italia di Mancini ad affrontare l'Olanda, una sfida anche qui ricca di gol, il doppio vantaggio dell'Italia, prima con Di Marco e poi con Frattesi, poi la accorciarono le distanze gli olandesi con Bergwijn, porta gli italiani sul 3-1, la nulla serve, l'ultima rete di Wijnaldum finisce 3-2 per l'Italia, che quindi chiude per la seconda volta consecutiva al terzo posto la Nations League. La finale di Rotterdam tra la Croazia e la Spagna si è chiusa sullo 0-0, poche occasioni in questa partita, si è decisa ai calci di rigore dove hanno avuto la meglio gli spagnoli grazie agli errori di Maier e di Petkovic per la Croazia, mentre solo la porta ha fallito il suo rigore, quindi 5-4 in favore della Spagna ai calci di rigore, che quindi si aggiudica la Nations League per l'edizione 2023. Questo è davvero tutto in questa puntata, per le qualificazioni europee l'appuntamento è per il prossimo mese di settembre. Ricordo che se volete darci consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!